L'emissario è già la conseguenza di un governo che ha una maggioranza che rispetto all'Europa ha un atteggiamento diverso da quello che ha chi pensa che l'Europa vada superata, in sostanza. C'è un governo in cui sia i 5 Stelle, sia il PD, sia l'EU hanno votato la nuova commissaria, stanno insieme per cambiare l'Europa, ma non per avere meno Europa, per avere un'Europa che guarda di più all'interesse dei cittadini, che agisce per investire sul futuro. Gentiloni all'economia vuol dire che è un'apertura di credito dell'Europa all'Italia e sicuramente ci sarà la possibilità di lavorare meglio con l'Europa, sapendo che i nostri problemi si risolvono anche con l'Europa, ma non sono problemi legati all'Europa. Lo spread non è un problema legato all'Europa, lo spread è legato a un debito pubblico enorme che qualcuno deve pagare e se gli investitori che devono pagare quel debito prestandoci i soldi non ce li prestano più perché non si fidano, qualcuno pensa di aumentare il debito pubblico, allora sì, per noi diventa complicato perché lo spread alto non vuol dire che l'Europa è cattiva, vuol dire che non si fidano di noi, gli investitori che devono comprare il debito e vuol dire che ci mettiamo tanti soldi, per pagare gli interessi e quindi meno soldi sui servizi. È bastato il nuovo governo, lo spread oggi è a 130 punti, vuol dire già 4 miliardi In di realtà hanno anche risparmio però che si possono bacchettato essere. Germania e Olanda, che sono un po' i paesi più ricchi, invitandole caldamente, diciamo, a reinvestire per la crescita il proprio surplus. Non c'è dubbio, ma io penso che noi dobbiamo andare in Europa a chiedere sui temi di cui parlavamo prima, di poter investire sulla green economy, l'innovazione, gli investimenti infrastrutturali che hanno quella direzione lì, di poter investire senza che tutto ciò entri nel patto di stabilità, e questo mi pare che cominci a essere un'idea che si diffonde anche dagli altri paesi. Già questo sarebbe molto utile e molto importante, ma se si va in Europa a discutere si ottengono delle cose, se non si va in Europa o si va in Europa a dire che non va bene niente e che sono i nemici del paese, è difficile trovare ascolto.